Marco Campagna, segretario provinciale del PD, che fa la festa dell'unità. Eh sì, torniamo a fare la festa dell'unità come una volta, la provincia di Trapani non se ne facevano da molto tempo, le ultime risalgono al 2008, quando è nato il Partito Democratico a Castiglione e Partanne, e riprendiamo una bella festa che il Circolo 10 sta organizzando davvero in grande stile, e che sarà la prima, spero di altre che stanno crescendo e si stanno organizzando un po'. Anche perché è un partito che prende il 40%, è giusto che ogni tanto si faccia vedere in giro, no? Un partito che deve stare nei territori, deve ascoltare, deve confrontarsi con i cittadini, le feste dell'unità sono l'occasione per fare questo, anche per conoscerci meglio noi che portano a fare. Territorio che è in fermento, cominciamo da Castelvetrano, che succede? Perché Antonella Milazzo se la prende, insomma, dice occhio a quello che fate, lo sciuto deve entrare in giunta o no, insomma, sembrava un'anomalia, no? La giunta di Castelvetrano fino a poco tempo fa, in realtà poi la realtà supera sempre, no? I laboratori che si fanno in Sicilia. I precursori dei tempi rispetto alla fenomenologia nazionale, ma a Castelvetrano non succede assolutamente niente, rimane quel progetto del 2012 che in maniera consapevole vede il signor Berranca alla guida della giunta, con l'alleanza alla luce del sole, che è stata sancita da oltre 9.000 voti dei cittadini. Nuovo centrodestra con nuova formazione vede l'entrata del nuovo conosciuto, è un problema interno al nuovo centrodestra, per noi si continua ad andare avanti su quel programma che abbiamo portato. Ruggerello fa parte pure la maggioranza di Castelvetrano? Assolutamente sì. E allora all'opposizione chi c'è? No, c'è. Perché uno poi si preoccupa dell'opposizione? Qualcuno si preoccupa stranamente dell'opposizione, ma c'è e si fa sentire nelle giuste aule. Del resto l'alleanza con l'articolo 4 nasce anche in chiave regionale, dovuta al nostro segretario regionale Fausto Nascimento. A Trapani invece sia Giacomo Tranchida, sindaco di Irice, che Pamela Orru sono in sintonia per alzare più di un sopracciglio per questo patto federativo col PSI. Ma davvero strano il comunicato della senatrice Orru, perché sembra non abbia contezza di quello che accade linea politica nazionale e regionale. Io ricordo nel febbraio 2014 il segretario regionale a un'assemblea regionale del Partito Democratico ha dichiarato questo patto federativo alla presenza della delegazione del Partito Socialista Italiano presente l'onorevole Vizzini con il Partito Democratico. È chiaro che se c'è una federazione regionale a cascata c'è una federazione provinciale nei comuni. Del resto proprio questo è stato il motivo in cui Circolo 10 ha iniziato un'interlocuzione con i socialisti, così come il Circolo di Trapani, grazie all'avvocato Brillante che ha iniziato questa interlocuzione socialista, e così come avviene un po' già in tutti i comuni, penso a Castelvetrano, a Valdelice. Quindi noi non abbiamo fatto altro che ribadire questo, quell'incontro, che era un incontro di rilancio dell'azione politica in vista delle amministrative che possono arrivare a Campobello a novembre o forse a maggio a Marsala. Niente di più di questo. Credo che non ci sia nessun motivo di richiamare a organi e a circoli, segretari di circolo che già lavorano in maniera proficua e che hanno la massima indipendenza in quella che è la linea poi locale che si sviluppa nei territori in base alle circostanze e alle esigenze, ma è chiaro che noi seguiamo quella che è la linea politica regionale e nazionale. A Marsala si vota, Ruggerello dice al segretario del PD di Girolamo: non parlo con voi, io parlo direttamente con i vertici regionali del PD. Io parlo con il mio segretario locale, credo che dobbiamo partire dal progetto a Marsala, il Partito Democratico si farà l'attore di un progetto insieme alle altre forze che vogliono costruire un cambiamento a Marsala, dopodiché saranno gli organi locali in linea con quello che, attenzione, lo ribadisco, la linea politica regionale e nazionale e anche delle alleanze che ci viene con l'articolo 4, poi il PDR e anche i socialisti naturalmente. Questa è la linea di partenza, poi è chiaro che si ci confronta con le varie realtà anche civiche, con i vari movimenti, perché era un progetto forte e vincente anche a Marsala. Primaria a tutti i costi, primaria sì, primaria no? Se necessario sì, per noi è un mezzo democratico in cui scegliamo i candidati e va bene. Ci insegna l'Emilia Romagna che anche due candidati che militano nello stesso partito, nella stessa area, sì, certo, si sfidano per il bene poi della comunità, e credo che sia un metodo che possiamo anche utilizzare come necessario anche nelle varie realtà, quando non è necessario. Io mi riferisco alle scorse amministrative, penso a Salemi, non lo abbiamo fatto perché si è